10 euro. Ma come? Io non pago, pausa? Ilari, non puoi guidare. Adesso mi sto fatto anche tu, mettiti in pausa. Bloccati! No, ma tu non puoi guidare. Arrivederci, va bene? Adesso un prendo questi. Ma un euro? Ancora, l'ho già detto a tutti. Pausa! Aia! Ilari, Ilari, vieni a giocare, dai! Perché sto a fare... Vieni a divertirti un po', dai! Mi fanno schifo questi giochi, magari gli rompi le ossa o la testa. Sarebbe divertente almeno questo. Oh mamma mia, che scocciante! Vieni, guarda che è divertente, vedi? Allora scendi giù, fammi provare. Hai visto, Ilari, te l'ho detto che era divertente, ti stai divertendo, l'ho visto pure dalla faccia. Secondo te questo gioco sarebbe divertente? Ilari, ma che stai facendo? Ma perché lo stai rompendo? Adesso io lo dico a tuo padre. Pensi che ho paura di mio padre? Stefano, puoi scendere visto che Ilari o mercoledì o chiunque sia mi stai rompendo il monopattino? Cioè ragazzi, paura. Cioè, mi stavo per fare la doccia, perché mi avete chiamato? Così me non siete in grado di stare 5 minuti al parco a giocare da sole. Qual è il problema adesso? Lo dici a me? Dillo a tua figlia mercoledì. Che altro ha fatto Ilari mercoledì? Ma è possibile che non c'è un modo per farla tornare, non so, come era Ilari una volta, funghetti? Veramente è un disastro, sta diventando. Che cosa ha combinato adesso? Guarda lì, mi ha rotto il nuovo. Dove? Nuovo. Dove sta adesso? Ma scusami, adesso però, dove sta Ilari mercoledì? Dov'è? Posso andare lì. Ilari, dove sei? Senti, allora, già ci siamo preoccupati, adesso tu faccio vieni. Faccio il mio balletto che mi devo consolare. Finito? Allora, senti, ti rimetto in testa una cosa. Bla bla bla. Pensi davvero che io obbedisco a quello che mi dici tu? Certo che devi obbedire, perché sei mia figlia. Ho io un regalino per voi. Ah, veramente? Sì. Ci hai fatto un regalo? Vieni qua, bra. Sì, Roma, hai sentito che ha detto Ilari? Che ha un regalo per noi. Quindi è diventata di nuovo buona? Certo, era sicuramente uno scherzetto, i suoi soliti scherzetti che fa sempre. Ragazzi, sono tornata, ho un regalo per voi. Volete vederlo? Ok, non vedo l'ora di vederlo, sono pronto. Pronto? Sì, grazie papino, fammi vedere che mi ha comprato. Adesso il bebè sta in pausa. E posso fare tutto quello che voglio e posso andare dove mi pare. Però dopo toccherà la signorina. Adesso io vado per strada, usciamo da questo parco schifoso. Ilari, Ilari, sbloccami. Sbloccami immediatamente. Non mi piacciono questi giochi. E lì c'è la strada, venite qui. Ilari, vieni qui, vieni qui. Ah, sei tornata, sbloccami. Sbloccami. No, perché la tua macchina... No. Le tue chiavi della macchina mi possono essere molto utili. Ilari, dammi la macchina. Vieni qui, vieni qui. Zia Roma, sbloccami. Zia Roma, sbloccami. No, no, il telecomando. Vallo a prendere, fai qualcosa, sbrigati. Ecco, mi vado. Su, corri. Adesso Ilari, dove io vado a mangiare un pezzo di pizza. Ilari, dove vuoi andare? A mangiare un pezzo di pizza. Ma non hai soldi, dove vai? Secondo te un mercoledì dovrebbe pagare? Me lo metto in pausa e mi prendo tutta la pizza. Che voglio, ovviamente. Buongiorno. Voglio questa, questa e metà di questo. E sbrigatevi, sono mercoledì. Vabbè, sbrigati. Posso entrare dal forno? Io amo il calore. Oh, porta scorta, ti brucia. Come? Non ti brucia, no? Non è vero. Ma come paghiamo se non abbiamo i soldi? Tu non ti devi preoccupare. Ci sto io, stai zitta. Oppure... No, vabbè, non mi mettere in pausa anche a me. 10 euro. Ma come? Io non pago, pausa? Ma che cosa hai fatto? Facile, ho messo in pausa il pizzaiolo. Possiamo mangiare? Tu sei tutta matta. Ok, abbiamo mangiato, possiamo andare. Ma sblocca a me almeno.
vero, adesso ti posso anche sbloccare, ma almeno la prossima volta ti ruberò soldi, ora non c'è tempo. Stop, pausa. Andiamo, via, via, via. Scusa, adesso che intenzione avresti? Non ti ricordi cosa ho preso prima? Che cosa? Questa qua, le chiavi della macchina. Secondo te cosa ci devo fare? Mica vorrei guidare, vero? Secondo te che ce l'ho a fare le chiavi? No, sei ancora piccola per guidare e non hai neanche la patente. No. Sì che però ora sì che ce la faccio. Ilari, non puoi guidare. Adesso mi ho stufato anche tu, mettiti in pausa. Bloccati! No, ma tu non puoi guidare. Ah, levati. Ah, stai in pausa. Ti ricordo che devi stare pure in silenzio. Ilari, non puoi guidare, sbloccami. Bye bye. Arrivederci, va bene. Divertita a guidare. Voi mi raccomando ragazzi, non potete guidare, ma mercoledì sì. Sono proprio brava. Allora Spinghetti, sono tipo più di un'ora che sono bloccata qui perché Ilari o mercoledì, chiunque sia, mi ha bloccato e non so nemmeno quando tornerà. Aiuto, qualcuno mi aiuti. Guarda, c'è un bar. Buongiorno bambina. Io non sono una bambina. Adesso prendo questi. Ma un euro? Ancora, l'ho già detto a tutti. Pausa. Che bello. Oh, sono scordata di sbloccare il barista. Vabbè, tanto vediamo mercoledì. Invece, se volete che Ilari mercoledì rifà altri guai, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao ragazzi, vi rendete conto che sono quasi 2 ore e mezza che sono qui? Siamo usciti che erano le 4 di pomeriggio e sono praticamente le 8. È buio, fa freddo, io ancora sono bloccato qui in questo giardino maledetto. Quando viene Ilari questa volta me la paga veramente. Non so cosa fare, sto annoiando. Forse vado a sbloccare papà, che forse sta facendo buio. Anche se io adoro il buio. Quindi che dite? Aspetto il buio oppure sblocco? Ma quella là è una bambina con un monopattino. Ci penso io. Ehi, ferma! Che mi hai chiamato? Dove stai andando per caso, bambina? A fare una passeggiata. Ah, vuoi fare una passeggiata? Blocca. Ora è il momento di... Ciao ciao, sei stata molto gentile, bambina. Grazie, monopattino. Vabbè, ti sblocco da qua. Ok. Ah, ma questo mi sta correndo dietro. Se becco Ilari, io spero per lei che non torna, perché se torna questa volta veramente faccio un disastro. Vabbè, per caso cercavi me? Spero scherzi. Lo sai quant'è che sono qui? Ilari, sbloccami e poi vorrei sapere dov'è zia Roma. Poi vorrei sapere perché ancora... Vorrei sapere perché ancora sono bloccato, vorrei sapere ancora tante cose. Oh. Ilari! Vai! No, no, vai, vai, niente! Adesso io oltre... Pausa! Oh. Ferma questo monopattino. Allora, Ilari, mi devi dare subito delle spiegazioni, Ilari, mercoledì. Sono mercoledì. Non mi frega niente quello che sei. Innanzitutto, questo monopattino rosa da dove l'hai preso? L'ho rubato. Come ha rubato? Spero scherzi. Dov'è zia Roma? Ah, mi sono scordata di sbloccarla. Ti sei scordata di sbloccare? Spero scherzi. Dove hai lasciato zia Roma? Ilari, Ilari, ti sblocco, andiamo subito a zia Roma. Ok. Andiamo. Sì. Veloce.
Posso sapere quanto manca per trovare zia Roma? Stiamo camminando da 2 ore. Zia Roma? Sì. Scusami, tu quant'è che sei bloccata qui? Sono almeno 4 ore. Che 4 ore? Bugiarda, sono solo 2 ore e mezza. Che cosa? Ti pare poco? Vabbè, mi sbloccate per favore ora? Oh, ti ha sbloccata finalmente. Ti pare normale? Scusami, chi altro avresti bloccato? Il barista, il pizzaiolo e basta. Che cosa? E dove sono questi qua? Come il barista e il pizzaiolo? Fatto sta che non esco mai più con te. E basta con questo, pausa challenge. Sì, dammi quel telecomando, finiamola qui, questa storia. Questo telecomando, mercoledì, Ilari, non lo vedrai mai più, scordatelo. Va bene, ok, posso dire che per oggi questa giornata è stata abbastanza, Ilari. Hai combinato abbastanza guai, ti rendi conto? Dimmi, che mi dici? Il barista, il pizzaiolo erano miei amici. E il monopattino era di mia zia. Ah, ma sei andata alla pizzeria al bar dove andiamo sempre? Ovvio. Ma non si ruba, ma ti pare che io rubo? Ma infatti mi sembrava strano. Quindi, scusami, zia Roma. Zia Roma, scusa, ma non te ne sei accorto che siete andate alla pizzeria quella dove andiamo sempre? Io. No. Capito, ragazzi, erano tutti quanti miei amici. Cioè, quindi non hai rubato? No, mi volevo solo divertire. Ti ho fatto lo scherzo. Quindi, funghette, se anche oggi vi siete divertiti, ci vediamo alla prossima. Quindi, ragazzi, ci vediamo domani. Iscrivetevi al canale. Ciao! E comunque, se non arrabbiate con